Se guardi i discorsi in piazza dei politici, oppure se ascolti i grandi formatori, i motivatori, i guru in generale, diciamo, noterai nel 100% dei casi un tratto in comune. E cioè che tutte queste persone hanno, quando parlano, e non solo, quando parlano, una postura aperta, molto molto dritta. E questo è assolutamente normale perché la postura è molto collegata alla comunicazione non verbale e alle emozioni. Immagina se io fossi in una postura di questo genere e dire dai forza ce la puoi fare, la differenza con dai forza ce la puoi fare. Oppure un politico che dice sì, noi faremo questo e questo, cambieremo l'Italia in questo modo, oppure noi faremo questo e questo, cambieremo l'Italia in questo modo. È tutto diverso, soltanto cambiando la postura. E così come la postura richiama determinate emozioni richiamano una certa postura. Quindi che cosa si vede spesso? Che l'accumularsi di emozioni negative e di stress va a chiudere la nostra postura. E anche in questo caso, come in tantissimi casi, il ciclo si mantiene, ovvero la nostra postura si chiude, magari cominciano a venirci dei dolori, delle tensioni muscolari fastidiose, questo ci fa arrabbiare ancora di più, ci butta giù perché abbiamo dolore e quindi ci fa chiudere ulteriormente, è il tipico circolo vizioso della postura. Continuo a guardare, in questo video vedremo 5 consigli rapidi per migliorare la postura e quindi per migliorare anche tutto ciò che è connesso, il benessere generale e, come abbiamo visto, anche lo stato emotivo. Continua a guardare, se il video ti sembra interessante, lascia un mi piace, non dimenticare di iscriverti al mio canale e di attivare la campanella delle notifiche. Il primo consiglio è quello di iniziare la giornata con una apertura attiva delle spalle, quindi con un esercizio nel quale noi cerchiamo di rinforzare le spalle, ma di rinforzarle in apertura. Un esercizio semplice che si può fare più o meno ovunque è questo: mi metto vicino a un muro, una porta, comunque qualche cosa che mi costringa a essere diritto, e quello che vado a fare è pollice in alto, porto indietro le braccia, quello che riesco, e le porto verso l'alto. Le porto su, le porto su, le porto su, le porto su senza andare in avanti, mantenendo bene indietro, porto su, porto su, porto su, porto su, fino a quando non raggiungo il mio fine corsa. Quando ho raggiunto il mio fine corsa, delicatamente ritorno indietro e ritorno su, vado fino al mio fine corsa. E ritorno indietro. È un buono standard per l'esercizio, per iniziare la giornata. Faccio magari una trentina di questi movimenti facendo una piccola pausa ogni 10. Il secondo consiglio è: ogni volta che ti siedi, quando ne hai la possibilità, quando ti ricordi, ma ti consiglio di farlo ogni volta che ti siedi, così ti ricordi sicuramente, porti indietro le braccia, porti il petto in fuori e fai semplicemente 5-6 respiri profondi. Perché? Perché dai un input di apertura delle spalle e contemporaneamente vai a respirare in quella posizione profondamente. Respirare profondamente è un ulteriore input di allungamento e quindi rende più efficace l'esercizio. Ogni volta che ti siedi lo fai e alla fine naturalmente creiamo anche proprio un miglioramento della struttura di questi muscoli perché andiamo a effettuare uno stretching. Il terzo consiglio è di fare una piccola routine, possibilmente tutti i giorni, di stretching generale. Questo perché? Perché uno dei motivi per cui ci chiudiamo, comunque una delle cose che succedono quando ci chiudiamo, è che i muscoli si accorcino. Se noi diamo un po' di stimolazioni in allungamento ai muscoli su base quotidiana, durante il nostro allenamento di base, attività fisica che facciamo, ovviamente abbiamo meno contratture, meno rigidità muscolari e automaticamente la postura trae beneficio dall'avere meno rigidità muscolare. Quindi lo stretching è importante e infatti fa parte, l'allungamento fa parte di qualsiasi disciplina posturale. E un'altra cosa che è molto utile, sempre per quanto riguarda il mondo dell'allenamento, è fare anche esercizi dove si vanno a rinforzare i muscoli, come per esempio gli esercizi che si fanno in palestra, perché anche qua uno dei problemi che spesso abbiamo è che non essendoci molta massa muscolare, essendoci una massa muscolare molto fuori forma, questa fa fatica a sostenerci. Nel momento in cui noi facciamo esercizi di rinforzo,
a corpo libero, rinforzo in palestra, ci sono un po' più muscoli, oppure questi muscoli sono un po' più tonici, un po' più forti e riescono a sostenere meglio la struttura. E il quinto consiglio, che si abbina naturalmente agli altri, è di fare esercizi di respirazione. Quindi si possono fare naturalmente tutte queste cose insieme, no? Faccio un allenamento di rinforzo muscolare, poi ci metto un po' di stretching e poi ci metto un po' di esercizi di respirazione. Gli esercizi di respirazione sono utili perché stimolano uno dei muscoli maggiormente coinvolti in quella che è la chiusura posturale, ovvero il diaframma. Infatti molto spesso che cosa si vede? Che in una posizione con le spalle in avanti io magari ho respiro un po' più facile, ma nel momento in cui io mi raddrizzo il respiro diventa più difficile, perché ovviamente non sono abituato a quella posizione, diventa più difficile mobilitare il diaframma in questa posizione. Quindi se io vado a fare esercizi di respirazione, vado a rilassare il diaframma, nella maggior parte dei casi ho un miglioramento di tipo posturale. Non solo, il diaframma è anche uno dei muscoli più collegati in assoluto al sistema nervoso, al cervello, alle emozioni, quindi riesco a lavorare un pochino anche su quell'aspetto di riflesso, allentando la tensione su un muscolo, ma un muscolo che contiene spesso delle tensioni nervose. Ecco, come vedi, buona parte dei consigli che ti ho dato prevedono di avere un programma di allenamento o prevedono di dare delle stimolazioni quotidiane ai muscoli, quindi anche qua una forma di allenamento. E questo è perfettamente normale ed è l'unico modo di lavorare su questo genere di tensioni, sulla postura in generale. Perché? Perché parliamo di meccanismi come le emozioni e come la postura che sono con noi 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, 12 mesi l'anno, quindi è normale che per cercare di migliorarli ci servano delle stimolazioni continuative, ci serva un allenamento. E quindi senza un allenamento è davvero difficile incidere in modo significativo su dei meccanismi così potenti come la postura e le emozioni. Allora, se vuoi approfondire l'argomento, ti invito a guardare i link nella descrizione del video, dove trovi riferimenti agli altri miei contenuti, perché ho parlato davvero tanto di questi argomenti, e dove trovi approfondimenti, dove trovi l'accesso anche a quelli che sono i miei videocorsi, che sono delle guide mirate per migliorare in diversi aspetti di quelle che sono la salute e il benessere. In particolare, per quanto riguarda questo argomento, ho fatto un videocorso che si chiama Postura e sintomi da stress, dove ho elencato tutta una serie di tecniche, ho messo anche delle modalità di selezione di quelle che possono essere le tecniche più adeguate ai vari casi, quindi se ti interessa approfondire vallo a guardare. Bene, per questo video è tutto, se il video ti è sembrato interessante lascia un mi piace e non dimenticare di iscriverti al mio canale e di attivare la campanella delle notifiche. Grazie dell'attenzione e ci vediamo alla prossima.